Bella a tutti ragazzi, qui il vostro Giammi94 e benvenuti in questo nuovo video recensione. Oh, che bello! Oggi che cosa recensiamo? Recensiamo un gioco che ho visto. Quando ho visto? Vale l'altro ieri, sì, l'altro ieri. Di che cosa si parla? Oggi parliamo di un indie intitolato Joe's Dinner. Allora, partiamo subito con una. Partiamo subito dicendo una cosa. Questo gioco fa cacare. Partiamo subito. Ma andiamo più nel dettaglio di questo sterco fumante. Allora, praticamente questo gioco parla di un. Diciamo di un. Ristorante, per quello che ho capito, sull'autostrada, dove uno dei, diciamo, camerieri, ecco, uno dei camerieri è ammalato. E che cosa succede? Succede che noi dobbiamo andare a fare il suo turno. Così, senza motivo. Vabbè. Entriamo e praticamente la storia ci parla che in questo, diciamo, nelle fondamenta di questo ristorante c'è un cimitero indiano. Maronna, maronna, maronna. Comunque, in questo cimitero però ci sono morti, diciamo, due. Dei capi più importanti di due tribù diverse. Uno si chiama. Come cazzo si chiamavano? Mi pare uno che si chiama Piuma che ride. E l'altro. Ma non mi ricordo manco come cazzo si chiama. Comunque, che succede? Che succede? Che noi. Durante il turno notturno, perché noi lavoriamo durante la notte, dobbiamo mettere a posto, diciamo, i tavoli e tutto. Quindi, l'unica cosa, ragazzi, che durante la notte, questo qua, come si chiama? Piuma che ride qua, si sveglia. Quindi, che cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo fare in modo di non svegliarlo senza fare rumore, però. L'unica cosa, ragazzi, è che ogni volta che noi facciamo un'azione dentro a questo ristorante succede qualche cosa di paranormale, ovvero si accende la televisione ad un certo punto e noi la dobbiamo andare a spegnere perché sennò il rumore si fa ancora più grande. Poi dobbiamo buttare le bottiglie dentro al cestino, però senza fare rumore. Ad un certo punto si accende l'aspirapolvere e noi dobbiamo andarla a spegnere. E così andando avanti fino a quando non perdi. Questo è. Allora, ogni sera la stessa cosa. Spegni televisione, vedi se i fornelli, anche per i fornelli, ragazzi, perché all'improvviso si accendono anche i fornelli. Devi spegnere questo, spegni quello, metti a posto, finisce la serata, ricomincia, metti a posto, spegni quello, spegni quell'altro, spegni qua, finisce la serata. La serata successiva, che cosa potete fare? Spegni, metti a posto, fai quello, fai quest'altro, finisce la serata. La cosa però molto interessante è questa. Cosa succede? Cosa succede se fai rumore? Che ne so, viene un mostro enorme, ti prende? Catastrofi, palle di fuoco cadono dal cielo, inondazioni? Non succede un cazzo! Raga, un cazzo! Che cosa succede? Succede che quando voi non riuscite a mettere tutto a posto e a non fare rumore, vi esce una scritta. Tanto grande sulla schermata che ti dice non hai messo a posto, hai fatto rumore, piuma che ride, sei svegliato.
Basta, e ricominci tutto da capo. Cioè, ragazzi, scusatemi un attimo, ma perché fate queste merde? Perché? Perché realizzate una cosa del genere? E poi la cosa bella, ragazzi, sapete qual è? È a pagamento! A pagamento! Allora, dato che io a spendere, perché per quello che mi ricordo questo gioco costa 8 euro. 8 euro costa sto gioco, ragazzi, e lo potete trovare su Steam. Io vi sfido a comprarlo, raga, perché veramente è una merda. Ma non quelle merde, perché le merde almeno loro hanno una funzione. Almeno loro hanno una funzione, la merde. Questo non ce l'ha, non è manco buono per pulirsi il sedere. Credetemi, raga, è orribile. Se volete vedere qualche video di più o volete saperne di più, ragazzi, andate a vedere su quei due sul server 2, che se vi metterò il link in descrizione, così potete andare a vedere benissimo anche voi. E vi renderete conto che non ho, diciamo, esagerato nel recensire questo gioco. Credetemi, raga, non ho esagerato. Comunque, spero che questo piccolissimo video recensione vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, continuate ad iscrivervi, lasciate un bel mi piace, commentate e condividete questo video su tutti i social network. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella! Woo!